Amazon è un bel servizio, tantissimi prodotti, servizio di consegna rapidissimo, ordini un giorno e il giorno dopo hai il tuo cellulare nuovo fiammante a casa, fantastico. Eppure ci possono essere problemi. A me è capitato con prodotti acquistati sul marketplace, dove la garanzia legale del venditore non è un concetto molto chiaro e trasparente. Vi spiego cosa è successo. Ho acquistato un cellulare vari mesi fa. Ha fatto un'ottima riuscita, mesi e mesi di onorato servizio, e poi a un certo punto ha deciso questo cellulare di dover andare in pensione e quindi non si è più acceso. Ero tranquillo perché l'avevo acquistato su Amazon, avevo avuto altre occasioni, altre esperienze di acquisto in cui Amazon velocissima nel rispondere alle mie richieste di assistenza, efficientissima nel cambiarmi il prodotto o addirittura nel restituirmi i soldi laddove il prodotto non fosse più disponibile. Quindi mi sono detto: che problema c'è? Chiamo Amazon, sono stati già tante volte perfetti nella loro assistenza post vendita, sarà così anche questa volta. Eppure non è andata tanto bene. Vi spiego: l'operatore mi ha chiesto ovviamente il numero dell'ordine, gliel'ho fornito e sono sorti i primi problemi. Caro Michele, mi piace quando ti chiamano per nome, così amichevole il rapporto. Caro Michele, mi dispiace, la garanzia in questo caso non si applica. E io ci rimango di sasso. Come non si applica? Eh sì, mi fanno dal servizio clienti. Vedi Michele, questo cellulare è stato acquistato non da Amazon, ma da un venditore terzo. Come faccio io? L'ho acquistato sul vostro sito, ho pagato col solito sistema. Con la carta di credito che avevo registrata sul vostro sito, ho pagato i soldi ad Amazon, quindi perché mi dite che non l'ho acquistato su Amazon? No, mi rispondono. Era specificato nel cartello di acquisto che il prodotto sarebbe stato spedito da Amazon, ma che in realtà veniva venduto da un venditore terzo, un venditore del marketplace. E se vai a leggere le condizioni della garanzia legale per i venditori del marketplace, troverai scritto molto chiaramente che la garanzia deve essere applicata dal venditore e non dall'intermediario che è Amazon. E la cosa ovviamente mi colpisce perché cadevo dal pero, non avevo minimamente immaginato che avrei dovuto rivolgermi al venditore, provo comunque a far rispettare la garanzia, il prodotto era in garanzia, si è guastato prima dei 24 mesi, provo a far rispettare la garanzia dal venditore. Cerco di contattarlo, vedo che su Amazon non è indicato il numero di telefono, soltanto un indirizzo fisico e la possibilità tramite un pulsante di contattarlo tramite il servizio Amazon. Gli faccio la richiesta di assistenza perché il prodotto in garanzia legale ha cessato di funzionare. Attendo la risposta. La risposta non arriva. Mi arriva invece la risposta dall'efficientissimo sistema automatico di gestione delle comunicazioni con i venditori del marketplace che mi informa che il venditore non avrebbe mai ricevuto il messaggio perché la sua casella era piena e perché non poteva ricevere nuovi messaggi. Chiamo Amazon, gli spiego: guardate che io non posso contattare il venditore è sparito, non ho un numero di telefono, l'indirizzo fisico, che ne so, probabilmente non è neanche un negozio, posso provare a mandare una raccomandata, ma insomma non è il massimo acquistare su Amazon e poi scoprire di non poter neanche trovare un riferimento preciso del venditore per applicare una garanzia. E al che loro mi dicono: Michele, hai un'altra alternativa? Quale? Puoi rivolgerti al produttore. Peccato che il mio produttore è un produttore cinese e non so neanche se abbia l'assistenza legale strutturata e organizzata in Italia, quindi mi risulta un po' difficile pensare di dover mandare il prodotto in Cina per avere chissà poi quale risposta, semmai dovessero rispondermi. Inoltre, si sa, la garanzia del produttore non è il massimo in termini di disponibilità da parte del produttore nel procedere alla riparazione. Di solito trovano mille cavilli, trovano che il cellulare non era integro, che magari era rotto, che magari non è stato usato secondo le loro direttive, non è stato usato con cura e trovano mille scuse, insomma, per non ripararti in garanzia il cellulare, ma per farti un preventivo e fartelo pagare.
insomma, la cosa mi lascia molto perplesso. Io decido di approfondire su internet, fare un po' di ricerca e trovo una cosa molto interessante, una delibera della GCM, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, del 2016, che guarda un po', condanna Amazon a pagare una sanzione di 300.000 euro per violazione del codice del consumo. Articoli 49 e 51 secondo comma che parlano di obblighi informativi. In sostanza, l'autorità ha accertato che Amazon non informava il cliente come prescriveva la legge, ovvero gli presentava delle condizioni di vendita in maniera, diciamo così, un po' fumosa, senza dire chiaramente e senza far capire al cliente, senza dare la possibilità perché il cliente capisse immediatamente esattamente a quali condizioni acquistava il prodotto. In quali casi l'autorità ha riscontrato questa comunicazione mancante di Amazon? Proprio per i prodotti venduti sul marketplace. Perché in sostanza l'autorità ha notato che Amazon, nel presentare la pagina del prodotto da cui il cliente acquista, presenta la sua pagina e il prodotto come la sua pagina del suo sito e come il suo prodotto che vende sul suo sito e sulla sua struttura, non come un prodotto detenuto da terzi e venduto per tramite di Amazon. Ecco che qui c'è una mancanza informativa che induce il cliente a ritenere di avere a che fare con Amazon e che invece in realtà ha a che fare con un soggetto terzo del tutto indipendente da Amazon che non aderisce alle condizioni di assistenza e di garanzia a cui Amazon si impegna nei confronti del cliente. Quindi nasce una situazione, diciamo così, ingannevole in cui io acquisto un cellulare su Amazon pensando di avere le garanzie che si sa sono eccezionali di Amazon, che Amazon fornisce sui propri prodotti, ma in realtà non sto facendo questo, sto acquistando il cellulare da un venditore terzo e che quindi non posso avere le stesse garanzie che avrei acquistando su Amazon. Questa cosa evidentemente non è piaciuta, non è stata ritenuta corretta dall'autorità che ha comminato la sanzione. Nelle pagine del prodotto, l'indicazione che il prodotto non è di Amazon, ma è di un venditore del marketplace estraneo ad Amazon, pur presenti, non sono manifestate con chiarezza. E vi faccio un esempio che vi faccio vedere qui nel video, in cui questa pagina della vendita della console PlayStation indica sotto il prezzo, in piccolo, venduto e spedito da Amazon. Quest'altra pagina invece che si riferisce a un monitor indica, non si vede bene, ma in questa parte qui sotto il prezzo, molto in piccolo, indica che il prodotto è spedito da Amazon, ma venduto da un altro venditore che si chiama Direct Importer. E dunque, quello che ha notato l'autorità è che questa indicazione viene fornita con caratteri diversi e molto più piccoli del resto del testo della pagina. E quindi al cliente non viene data la possibilità di conoscere con immediatezza se quel prodotto è effettivamente un prodotto venduto, da Amazon oppure da un altro venditore. Altro esempio, se andiamo avanti nel processo di acquisto, nel carrello, idem, questa cosa non viene comunicata e quindi fino all'ultimo il cliente dovrebbe analizzare con attenzione tutto il contenuto della pagina, del prodotto che sta acquistando, andare a cliccare dei link, per andare a scoprire le condizioni di vendita, di garanzia e di assistenza e poi capire che la garanzia che il produttore fornirà per il suo prodotto non è affatto quella standard di Amazon. Questo nel 2016 e nel 2016 l'autorità per queste altre osservazioni che se volete potete approfondire sull'articolo che trovate linkato nei commenti sotto il video, l'autorità commina una sanzione di 300.000 euro ad Amazon. Ora il problema è oggi Amazon ha corretto questi problemi? Ha integrato la comunicazione in una maniera opportuna, in modo che il cliente sappia con chi ha a che fare, da chi acquista e quali sono i termini della sua garanzia? Io ho fatto una verifica, ho controllato le stesse pagine che l'autorità aveva indicato come carenti dal punto di vista informativo e, francamente, a mio modesto parere,
la situazione non è migliorata di molto. Sì, magari alcuni link sono diversi, sono spostati, ma uno, l'indicazione della vendita da parte del venditore terzo e non da parte di Amazon è sempre in piccolo, in una posizione secondaria, rispetto alle caratteristiche essenziali del prodotto. E due, le condizioni di garanzia, non sono indicate immediatamente e chiaramente, magari sotto il pulsante d'acquista, ma in link che vanno a nascondersi tra la miriade di elementi che una pagina di prodotto di Amazon ha, e sono veramente tanti. Ci sono i prodotti correlati, ci sono i prodotti che sono stati acquistati dagli utenti dopo aver acquistato il prodotto che ci interessa, ci sono i feedback, ci sono le FAQ, ci sono le condizioni di acquisto, ci sono le condizioni di garanzia, ci sono le modalità di entrare in contatto, le condizioni di privacy, e tutta una serie di indicazioni chilometriche che fanno la pagina veramente lunghissima. Quindi in questo mare magnum risulta veramente difficile per l'utente medio andare a capire con chiarezza e immediatezza, come invece prescrive la legge, di capire appunto con chi ha a che fare, se con un venditore terzo o con Amazon, e quali sono le condizioni della sua garanzia. Che cosa significa tutto questo? Significa, uno, che, ripeto, a mio modesto avviso, la situazione oggi rispetto al 2016 non è molto cambiata a favore del consumatore, ma rimane nella stessa zona grigia di comunicazione poco completa e poco trasparente, con la conseguenza che l'autorità potrebbe di nuovo intervenire e fare una nuova sanzione, comminare una nuova sanzione ad Amazon. L'altra conseguenza è che, essendoci quindi probabilmente una persistente violazione del codice del consumo, laddove prevede che il venditore, anche se mero intermediario, debba fornire tutte le informazioni essenziali, tra cui la garanzia, tra cui il venditore terzo, poiché tuttora mancherebbe questa informazione completa, ci sono probabilmente i presupposti perché l'utente che abbia un danno nel non poter far prestare la garanzia legale per il suo prodotto dal venditore terzo, che magari non è disponibile, non gli ha dato una risposta positiva o semplicemente è sparito, come nel mio caso, non risponde più alle richieste di comunicazioni. Ecco che, poiché il motivo di questo danno che l'utente subisce è l'omessa informazione da parte di Amazon, perché se l'utente avesse saputo che quelle erano le condizioni della garanzia, che il venditore del suo prodotto acquistato non era Amazon ma un terzo, probabilmente non avrebbe completato l'acquisto, perché avrebbe voluto una piena tutela e una piena garanzia per il suo prodotto. E quindi, essendoci l'atto illecito della carenza informativa da parte di Amazon, all'utente si aprirebbe la strada di agire per il risarcimento danni, quindi di citare in giudizio, oltre che il venditore eventualmente sparito, anche Amazon, e chiedere il risarcimento dei danni. Stiamo approfondendo la questione, stiamo studiando la possibilità di avviare una similazione. Se hai desiderio di restare in contatto con noi e di ricevere informazioni riguardo questa possibilità, inserisci un commento qui sotto oppure nel pulsante che appare, cliccando il quale potrai entrare in contatto con noi e lasciarci i tuoi dati. Alla prossima, ciao!